Che inizi o meno ce lo auguriamo, sicuramente la squadra ha risposto con queste 2 settimane appunto di rigenerare mentalmente e fisicamente il gruppo, ci sono state delle buone risposte, quindi è una squadra che dopo aver ottenuto diciamo, un punto a Lecce, e non era facile, ma attraverso la sofferenza, e quindi questo ci ha confortato e ci ha fatto lavorare bene. E mi sembra che sia una squadra abbastanza rigenerata. Io una domanda che devo fare perché parte del sì, certo. I numeri sono quelli che sono, quindi tiriamo sempre fuori. Toccare il tuo riuscito a toccare, se anche non le sembra male, lei ha pensato anche in questi giorni, in questa settimana, la sua situazione, cioè voglio dire, si sente tra virgolette in pericolo, sente attorno a sé la fiducia della società, è una cosa. Non ci penso per mio principio, ma mi sembra che ci sia fiducia da parte della società, quindi non, ho pensato solo diciamo, all'aspetto proprio di lavoro, non, sono argomenti che proprio mi scivolano, che non fanno parte di concentrarmi su queste cose, preferisco concentrarmi su ben altre, però questo è il nostro ambiente, siamo, si vede anche in giro che poi alla fine si è legati ai numeri, no? Però voglio dire. Posso? Dal punto di vista tattico, lei pensa di ripartire da quanto a Lecce, lasciando quindi l'iniziativa all'avversario e schierandosi esattamente come a Lecce, oppure tornerà al classico? Ha già deciso? Ma le partite sono sempre diverse tra loro, soprattutto negli interpreti della squadra avversaria. E quindi sia dal modulo e sia nella qualità. Con Lecce abbiamo giocato, avevamo una squadra di fronte che faceva sostanzialmente un 4-2-3-1 e aveva dei movimenti, delle caratteristiche diverse rispetto a questi che giocano un 4-3-3 però poi siamo noi che andiamo in campo. Il modulo è in virtù delle scelte degli elementi. È chiaro che non c'è da mettere da parte il lavoro fatto prima di Lecce, ma nelle 2 settimane abbiamo lavorato anche in modo diverso. E saremo propositivi, questo sì. Quindi al di là dei numeri del modulo, io sostengo sempre che è il modo di stare in campo. Poi sono i calciatori, se interpretano bene quello che gli viene chiesto durante la settimana, si può essere molto offensivi, si può essere parzialmente offensivi, si può essere difensivi. È un sottile equilibrio tra le due fasi di gioco. Sicuramente saremo propositivi. Mister, di solito quando iniziano le stagioni capita che emerga una squadra che inaspettatamente si colloca nelle prime posizioni. Lei pensa che questo sia il caso dell'Aquila o si aspettava che questa squadra si trovasse in seconda posizione visto l'organico? Mi aspettavo qualcun'altra su queste posizioni. È una squadra che ha una sua identità di gioco, una squadra che tiene bene il campo, che è ben preparata sotto l'aspetto fisico. Ci sono calciatori anche esperti e di qualità, dei giovani di qualità sicuramente. No, non me lo aspettavo, diciamo, come seconda posizione in classifica. Però credo che sia presto per tutti quanti, sia per quelli che stanno sotto sia per quelli che stanno sopra. Alla lunga il Lecce verrà fuori, non c'è nessun dubbio. Per quanto riguarda Vicenzi, continuamente
è arrivato. Quanta benzina ha nelle gambe, come pensi di utilizzarlo? Il ragazzo sta bene anche perché diciamo, è un periodo abbastanza medio-lungo che si allena con noi, quindi abbiamo avuto modo di valutarlo sia sotto l'aspetto fisico della condizione sia sotto quello tattico. È un ragazzo che, come ho detto in altre circostanze, ha qualità, sa giocare bene lui e sa far giocare bene la squadra. È un'arma in più che ci portiamo nella partita di domani. Sull'utilizzo vediamo. Noi i confronti nello spogliatoio li facciamo dal, se non nell'immediato del dopogara, perché credo sempre che nell'immediato del dopogara bisogna stare più zitti possibile, perché si è ancora con tutta l'adrenalina in corpo e quindi per mia scelta non parlo e non faccio parlare. Mentre dal giorno successivo abbiamo sempre modo di confrontarci. Quindi quello che resta è il confronto dello spogliatoio resta nello spogliatoio. Quello che è esternato Picci non lo so perché non leggo, quindi non ho idea di quello che abbia detto. Eventualmente, visto che mi avete posto la domanda, almeno ditemi, almeno ditemelo. La gara, mi sembra di aver detto, anche senza volendo rispondere a questa domanda, di aver detto già qualcosa prima, cioè, c'è stato questo tempo che ha rigenerato mentalmente e fisicamente la squadra, saremo sicuramente più propositivi, anche perché però di fronte abbiamo una squadra diversa, al di là della ricerca necessaria che abbiamo della vittoria. Quindi il fatto tante volte di essere in apparenza molto difensivi dipende dal valore anche degli avversari e dalla condizione mentale della propria squadra. Giocare a Lecce è una cosa, giocare al Putilli è un'altra. Sicuramente saremo propositivi, questo l'avevo già detto prima. Sul capitolo infortunati invece come è stata Branzani? Sì, diciamo abbiamo fuori la Mantia che sappiamo e Branzani che ha ripreso una certa fase di recupero dall'infortunio che fisiologicamente ha dei tempi ben precisi. Quindi non ci sarà? No, non è tra i convocati. Sull'ambiente volevo capire un po' come avete sentito i vostri tifosi in queste due settimane e che tipo di clima vi aspettate da tutti da parte della tifoseria? Ma quello che sarà domani mi aspetto quello che ha sempre dato questo pubblico, che è sempre stato molto vicino alla squadra, è un pubblico di buona interpretazione e quindi sarà vicino a incitare la squadra, questo è quello che ci aspettiamo e ci auguriamo. Ma durante questo periodo qua, di questa settimana, abbiamo lavorato in serenità, tranquillità, cioè non credo che ci siano state né presenze e né modo di, almeno per quanto mi riguarda, poi se in giro c'è dell'altro proprio io disconosco qualsiasi situazione.